Cos'è la giornata della memoria? Il 27 gennaio. Non è altro che il ricordo di una giornata in cui si è ritrovato nel campo di concentramento con tutti quanti gli ebrei messi dentro. Cos'è un campo di concentramento? Non è altro che un posto dove i tedeschi facevano lavorare e uccidevano gli ebrei. Ebrei, italiani, anche italiani, quelli anche volevano ribellare al fascismo. Italiani, scusa, gli ebrei, ebrei dove provenivano sostanzialmente? Dall'Europa. Dalla Polonia. Dall'Ebrei. Dalla Polonia, questo no. C'erano anche testimoni di Genova. Sì, tutti quelli che sono sì, quelli che venivano pazienti della fisica, handicappati, tutte quelle persone che non erano fisicamente con gli occhi azzurri, che ne so, con fisici forti e robusti, venivano portati nei campi per essere. Però in un certo senso perché era molto basso, ma appunto c'era lì. Sì. Lui però era. Era primo ministro, allora no. C'erano dei gruppi politici, ho visto precedentemente in lei. In Italia c'erano posti di concentramento. No, per il loro c'erano centri di raccolta. Sì, centri di raccolta. Sapete dove? No, c'è un campo di concentramento San Sanno. Ce ne erano tanti, c'era uno di raccolta che era a Monna, però in Italia c'erano tanti altri, uno abbastanza conosciuto che ha preso dei fossoli a Parmi, poi c'era anche a Pescara che esistono, c'è stato in Calabria, c'era anche in Toscana, quindi in Italia c'erano queste cose. Sapete da quando sono arrivato in Calabria? Sì, c'era uno che si chiama Ferro da Monte, nella parte di Cosenza. Quindi avete mai studiato queste cose nella no. O meglio, qualcuno che mai parlato di queste cose? Al massimo vi sono passate lì e al massimo vi sono le passate lì. Cosa sono le passate lì? Dove allora no, allora i tedeschi avevano detto lì ai pagani se uccidevano un tedesco prendevano 10 italiani e sai per quale motivo sono state date le fosse ardelline? Per non far croce. Ma perché cioè perché i tedeschi hanno deciso di ammazzare 10 italiani però non deve essere ammazzati. Perché anche questo? Ma diciamo che c'è solo l'attentato delle Via Rasella della resistenza romana. Via, la famosa Via Rasella, forse quello nessuno ve ne ha parlato. Sapete che in Italia ci sono delle leggi razziali? Nessuno vi ha mai parlato di Italia di legge. Che queste sono quelle attuali. Invece, non si può prendere le patenti degli ebrei. Gli ebrei sostanzialmente erano dopo tutti lì, quindi nessuno vi ha mai parlato che in Italia c'erano delle leggi razziali, non, cioè questi ormai voi avete siete in terza, quindi per i 16 anni nessuno vi ha mai parlato delle leggi razziali. Secondo me è giusto, erano giuste queste leggi, no? Allora, cosa pensate di leggi razziali? I detenuti che sono fatte nel 1936, nel 1940 o vengono fatte adesso? Violano i diritti giusti. Solamente per presume a questo punto, guardando indietro, che era giusto che nel 1930, stiamo rischiando, tutti quelli che fossero di una certa razza, che sia italiana o non fossero italiani, che sono andati ai lati, sostanzialmente gli esercitori giusti, estremizzando, non dici questo, però, estremizzando, è giusto che quando alcuni socialmente dato fastidio li eliminiamo. Per quale motivo? No, ma io sono no, no, allora qui è qui il punto è sul caso. Ma no, ma è importante, guarda che io cioè è importante questo tipo di discorso, che noi riusciamo a dimostrare che ci sono delle persone che pensano che quando uno dà fastidio
che abbia un colore diverso, una religione diversa. Di maschi italiani. Alla fine questa volta c'è ancora. Ma non tra cristiani, cioè non sono più cristiani che fanno questa volta, sono persone come gli arabi, così. Bin Laden arriva lì e vuole uccidere tutti i non credenti, vuole distruggere l'America perché dice che è una guerra santa, cioè alla fine c'è ancora una cosa, cioè, soltanto che Bin Laden i mezzi che c'aveva gli arabi per lo stabilire che è capito. Quindi secondo voi lui diceva che è giusto lui, tu fai un altro discorso, lui diceva sostanzialmente che secondo lui quando ci sono delle persone che in qualche modo non sono conformi a determinate regole sono eliminate. E tipo che è solo handicappato. Nel 36 dopo questo. Ma nel 36. Adesso pure. Come ad esempio le persone. Quelli che vengono in Italia, rumeni, tutta la gente lì. Quelli lì che, ad esempio, quelli lì che vengono e non fanno niente, vengono solo per rubare, quelli lì non fanno niente. Ma quelli che hanno eliminato, quello lo penso anch'io. Invece quelli lì che hanno permesso di soggiorno e lavorano regolarmente, quelli lì possono anche restare. Però devono pagare le tasse come fanno tutti italiani. Tipo Gianni può restare. Le persone che in qualche modo non sono, non rispettano le leggi, vanno eventualmente guardati dietro. Questo è un dibattito molto grosso, su questo nessuno vuole che si porti delle cose. E un altro discorso era riferito al 36. Anche adesso è successo questo tipo di problema, che le persone che non erano intervenute, dico conformi alle norme di legge, venivano o arrestate o nei casi estremi alcune tipi di persone dagli ebrei consuali c'erano tutti i politici che non avevano rapporto con il regime di allora eccetera, tutti questi venivano in pratica incarcerati, spesso venivano poi portati con dei carri ferroviari in posti di concentramento in una prima fase, la fase successiva più importante dei campi di lavoro. Nei campi di lavoro c'erano anche qual è la loro funzione? Lavorare, subire violenze. Tenete presente che molto spesso, molto spesso questi dopo il lavoro l'unica funzione che avevano era quella di esaurita la loro fase. Venivano e non vanno a essere la camera. Il problema è che vedete dal fatto che si sia fascisti, nazisti. Non la stessa cosa ha fatto i comunisti costati. Tu dici chiaramente, no, un dibattito aperto sul discorso. Sul discorso tra nazione di lui che è nazista. Ma non dire cazzate. Ah, no, Stalin cosa fa? Dai, ma si le persone. Io volevo proprio capire. C'è una confusione estrema di cui chiaramente nessuno ne ha mai parlato. Però chiaramente avete l'esigenza di discutere con delle persone che hanno già preso di voi. Sostanzialmente. Poi avete l'esigenza di qualcuno vi faccia discutere su questo problema. Non lo so, ho i vostri nomi, nel caso più specifico forse
potevate chiacchierare con i nostri nonni, perché i vostri genitori sono stati almeno tornati dopo la guerra, poteva salire e parlare con i nostri genitori della guerra e con la nostra loro. È chiaro che per noi queste problematiche sono molto distanti. È molto più vicino, come diceva lui, il Laren, che non è, diciamo, la guerra, la seconda guerra mondiale. C'è una secondo voi, visto che i dati che si danno sui morti nei lager sono veri o sono falsi? Sono falsi. Quanti morti per più? Questi dati non sono stati elaborati. Sono stati morti di quello che dico. Ma nonna, non c'è un solo colore, ma solo del bianco e del nero. È vero, rispose la nonna. Ma dimmi, riprese il nipote, i prati erano neri a quel tempo e il mare era bianco. Chi fu l'inventore del giallo, del rosso, del blu? A scuola non me l'hanno insegnato, rispose la nonna al nipote. Nel tempo di guerra i cuori erano nero granito e gli occhi due blocchi di ghiaccio e tutti i colori fuggirono dal mondo, poi sono tornati. Tienli stretti, nipote, perché se fuggissero ancora sarebbe per sempre.